Buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargan ed è lunedì, signori. Ora, prima di cominciare con i nostri fantastici contenuti di oggi, voglio ricordarvi subito, poi magari ve lo ridico anche a fine puntata, per i più recidivi, che questa settimana del Mattino All'Ora in Podcast sarà cortissima, lo so che vi ho già eliminato un episodio, sono già due settimane che saltiamo, anzi è una settimana che saltiamo, per esempio l'episodio del mercoledì, questa undicesima puntata di Omen Exitio Plug, e la salteremo anche questa settimana, come anche la puntata del venerdì. Perché? Perché direi che dopo anni che non mi faccio più un viaggio, è arrivato il momento, approfittando del ponte del 2 giugno, andrò in Sicilia qualche giorno e ho pensato anche di fare qualche puntata dalla Sicilia stessa, però no. No, direi che me la evito e mi godo il viaggio, semplicemente, non perché non voglia lavorare, mi piace fare questa trasmissione, voi lo sapete che sto qui sempre volentieri, però ho deciso insomma di staccarmi un po' da tutto, di riflettere un po' su me stesso, di starmene in panciolle nella terra delle arance e della lupara, no scherzo. Un po' cattiva, no, comunque ho deciso di non pubblicare nuovi episodi finché questa settimana, quindi ci salutiamo quest'oggi. E detto questo, signori, direi che prima di cominciare, come al solito le tradizioni sono importanti, io le adoro. Che meraviglia, dice DJ Joker, non so se parliamo della notizia che stiamo per annunciare o del mio viaggio, insomma non lo so, non lo sappiamo, ce lo dirà il DJ Joker. Comunque sarà il primo ad essere salutato questa mattina, buongiorno caro e benvenuto al nostro collega, al nostro vicino di radio, sempre amatissimo, mi raccomando, seguite Revolve Radio, seguite tutte le trasmissioni di Revolve Radio perché sono una figata, sono veramente una figata, ci hanno tanti format, tante occasioni veramente per divertirvi, e quindi forza Revolve Radio, forza DJ Joker, forza tutta la squadra che hai messo su, veramente un grandissimo impianto, veramente viva le web radio, signori, non c'è competizione fra di noi, c'è una sana sicuramente tra virgolette rivalità, però è di quella rivalità che genera energia, frizzicore, meraviglia e stupore, ecco, io la vedo così, insomma, come una rivalità molto cortese, insomma, un club di gentiluomini e gentildonne, insomma, che si sfidano, ma solamente per la gloria delle web radio. E quindi, viva Revolve Radio e viva Runtime Radio. Poi, andando a salire, vedo un Walter qui che ci ha anche sparato la notizia che stiamo per leggere, e poi passeremo naturalmente al senso di questa puntata, naturalmente, che ho voluto riprendere il tema trattato anche il lunedì scorso, ma in una maniera un po' diversa. Poi, ma che te frega Leo, metti quello che te pare, fa parte del bello di essere insultati per le scelte, dice Simone, che abbiamo fatto una mini analisi nella nostra prediretta, perché no? Abbiamo fatto una mini analisi dei pezzi che ho messo nella prediretta, che erano un po' diversi rispetto ai pezzi che metto di solito, però sì, giustamente, insomma, forse ho fatto una scelta meno solita per me, però ho voluto così variare un po', uscire un po' dalla comfort zone, perché no? Ma neanche più di tanto in realtà. Poi salendo ancora perché ho visto una Melanie parcheggiata qui con un suo onestissimo buongiorno, ci ha dato per l'appunto il buongiorno. Buongiorno cara, buongiorno, benvenuta al Mattino All'Ora in Podcast. E qui gentiluomini dove? Ragazzi, siamo gentiluomini, noi per carità non saremo, non vestiremo in maniera
nobiliare, magari non ci esprimeremo nemmeno in una maniera così forbita, ma siamo gentiluomini, siamo persone di una certa caratura, dobbiamo renderci conto di questa cosa e prenderci le nostre responsabilità. Non ho idea del perché Walter abbia messo nella chat di Telegram dirette Runtime Radio, che vi invito naturalmente sempre a recuperare, non so perché abbia messo una gif di Letta Leotta, ma cioè, di sicuro ci fa piacere. E che dire, signori? Allora, vorrei fare una cosa con voi. Vediamo se ci riesco. Io avrei potuto prepararmela meglio, invece non l'ho fatto. Scambiamo la nostra schermata, per l'appunto. Facciamo anche una sorta di condivisione schermo qui su Twitch, perché siamo su Twitch. Eccoci qua, signori. Benvenuti, benvenute. Ci riusciamo a fare questa cosa? Vediamo. Proviamo prima a mettere questo per vedere se si corregge il tutto quanto. No, vediamo. Ci posso riuscire. Tutto molto radiofonico, signori. Tutto molto radiofonico. Vediamo se riusciamo a migliorare la nostra situazione. Dunque, cosa sto facendo? Sto rimettendo praticamente qui su Twitch la schermata di condivisione che abbiamo, così che ho cercato quantomeno di creare. Allora, vediamo. Partiamo con la notizia del giorno. Vediamo se riesco. Dai, Mozilla, su, fatti vedere, pezzo di merda. Oh. No, perché non me lo fa vedere? Perché è un pessimo di merda. No, facciamo un altro test. Niente. Non ti piace, pezzo di merda. Proviamo in un altro modo. Molto radiofonico. Signori, che cosa stiamo facendo? Non lo so neanche io, signori, a questo punto. Stiamo cercando di fare la condivisione schermo, che è una roba allucinante alle volte, soprattutto quando cerchi di farlo e non funziona niente. Eccoci qua, signori. Proviamo con... Perché, allora, Mozilla non piace molto a... Eccoci qua, ci siamo arrivati. Allora, lancia una torta contro la Gioconda al Louvre, l'atto vandalico per la salvezza del pianeta. Wow. Il giovane è stato immediatamente allontanato, nessun danno al famoso dipinto. Beh, comunque una tortata su un quadro che ha svariati secoli sopra la testa, insomma, non è niente da poco, ecco. Ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge la Gioconda, che poi è stato espulso dal Louvre. Beh, giustamente c'è un vetro, penso, antiproiettile, antibomba atomica, a proteggere la Gioconda. Poi è stato espulso dal Louvre, un giovane esaltato che inneggiava la salvezza del pianeta. L'episodio è avvenuto oggi al Museo Parigino del Louvre, che ospita il quadro più famoso del mondo, davanti al quale stanziano in permanenza decine e decine di visitatori. L'episodio non è stato ovviamente ripreso, ma sui social pullulano le foto del quadro di Leonardo da Vinci con il vetro che lo protegge, imbrattato di bianco. Probabilmente crema o panna, ma chi cazzo se ne frega, signore? E di un addetto del Louvre che lo pulisce, giustamente. In un video postato si vede l'imbrattatore, un giovane che viene allontanato dagli inservienti del museo e che, mentre si allontana, continua a gridare le sue ragioni. Ha una parrucca in testa appena fuori posto e spinge da solo una sedia a rotelle sul quale con ogni probabilità era seduto al momento di passare all'azione. Vabbè, non continueremo la lettura dell'articolo, perché comunque abbiamo visto di che cosa si trattava. Particolare assolutamente. Ma come si fa? Cioè, veramente, come si può arrivare a pensare a una cosa del genere? Non lo so. E io sono un po' stranito da questa notizia, ma perché uno non si aspetterebbe mai davvero questa reazione da parte del prossimo. Non lo so, come puoi arrivare a concepire una roba del genere? Veramente, io non la capisco. Ma signori, siamo arrivati, vabbè, a parte la lettura di questa notizia, andiamo a leggere qualche commento sulla cosa. Tutto molto bello, mi dice DJ Ogar. Hai la memoria a breve termine rotta, mi dice Walter.
su che cosa? Che ho la memoria a breve termine rotta? Assolutamente, però non so di che cosa parliamo. Nel frattempo vedo che arrivano anche... La Gioconda è a malapena visibile, sta dietro una super teca blindata, mi dicono giustamente dalla chat qui di Twitch. Però sì, giustamente, ma è poco visibile non tanto per la teca, ma quanto per il fatto che comunque è una delle opere sicuramente meno visibili, meno godibili da parte del pubblico, dato che si tratta sicuramente di una delle opere più visitate, ecco, quindi ha sempre davanti un capannello di gente già da prima mattina che la guarda come se fosse una rockstar. Ah, sulla diletta di battutaccia di Walter su la mia prediletta. Ok, va bene. D'accordo. Andiamo avanti, signori, battutacce a parte. Andiamo col senso della puntata di oggi. Perché? Voi come sapete, diciamo, ho iniziato questa piccola discussione la volta scorsa sullo stare bene con noi stessi, ma non ero pienamente soddisfatto, ecco, però non volevo portare avanti un altro discorso barboso così, volevo riprendere qualcosa sempre di giocoso, quantomeno di interattivo, ecco, e quindi mi sono detto, vabbè, facciamo di nuovo WikiHow, non lo so. Nel frattempo arriva Michela in chat, buongiorno cara, la Gioconda è una rockstar, verissimo. Volevo riprendermi WikiHow perché... WikiHow di sicuro è una fonte di emozioni incredibili anche qui e niente, ero interessato a sapere cosa avesse da dire WikiHow sul come stare bene con se stessi. Allora io l'ho detto, non voglio esagerare naturalmente con l'utilizzo di questo sistema, perché ovviamente non voglio trasformare questa trasmissione in un WikiHow centrico, naturalmente, però secondo me è simpatica come idea ogni tanto prendere WikiHow così come a modello per vedere se uno magari sta facendo i giusti passaggi nelle cose che fa. Allora, siccome fra le varie cose che WikiHow veramente ti dà un tutorial su come farle, tante cose assurde, ho visto che c'è anche il come stare bene con se stessi, come vedete qui nella chat, nella pagina di Twitch, ecco, ho messo condivisione schermo, così potrete vederla anche voi dal vivo. Andiamo a leggere brevemente la guida di WikiHow come stare bene con se stessi. Sentirsi veramente bene con se stessi significa amare la persona che si è, dentro e fuori. Ci vogliono duro lavoro e alcune regole importanti per imparare ad accettare se stessi e affrontare l'infelicità della propria vita. Se vuoi stare bene con te stesso, inizia cambiando i pensieri, le emozioni e i comportamenti che potrebbero impedirti questo processo. Dopodiché potrai lavorare sulla creazione di uno stile di vita che ti faccia sentire appagato, amato e soddisfatto. Se vuoi imparare a stare bene con te stesso, continua a leggere l'articolo e ti metterai sulla buona strada. Ecco, già all'inizio sa molto di veramente da guru di questo pene, e quindi può andare solo meglio a questo punto. Sviluppare l'amor proprio. Accetta la tua individualità con questo tizio che si vede che c'ha un complesso di inferiorità perché è più basso rispetto all'amico. Cioè, l'illustratore di WikiHow spero sia ricco sfondato veramente, perché se li merita tutti. Cerca di non paragonarti agli altri e accetta la tua individualità, altrimenti non starai bene con te stesso, in quanto sei diverso da qualsiasi altra persona. Non c'è nessuno al mondo come te, che sei cresciuto con le tue esperienze e che hai le tue doti. Se cerchi di paragonarti agli altri, la tua autostima non ne beneficerà, perché troverai sempre qualcuno più forte, più intelligente o più bello di te. Concentrati invece a essere la persona che vuoi diventare, senza imitare il vicino di casa, le ragazze più estroverse del tuo liceo o i fratelli maggiori. Una volta che sarai riuscito a definire la strada per trovare il tuo successo, sarai in grado di percorrerla. Allora, su quest'ultimo punto non sono proprio d'accordissimo, ecco. Potresti avere l'impressione che gli altri vivano una situazione migliore della tua. Tuttavia, probabilmente avrai dimenticato tutti i tuoi incredibili punti di forza. Magari non ti rendi neanche conto delle tante cose che capitano nella tua vita e che altre persone vorrebbero somigliarti.
Ora, io non credo sul serio, sinceramente, che ci sia qualcuno che voglia somigliare a me nello specifico. Quindi diciamo che anche quest'ultimo punto io lo trovo piuttosto opinabile. Però già qui troviamo ottimi consigli, secondo me, che andrebbero seguiti proprio per sviluppare l'amor proprio, che è di sicuro la cosa più importante in questa vita. Perché senza amor proprio, senza la capacità di amare se stessi, non possiamo amare gli altri. Perché se noi non siamo non stiamo bene nella nostra individualità, nella nostra solitudine, è difficile veramente trovarci bene con il prossimo. Perché veramente è vero che poi fare i confronti continuamente, cercare sempre escamotage per assomigliare agli altri, non trovare mai uno stile personale, è frustrante. Frustrante oltre all'inverosimile e ci si ritrova veramente sempre ad essere peggiori. Peggiori della cosa che stiamo cercando di imitare. Anch'io forse all'inizio, ma anche più tardi, quando ho iniziato questa trasmissione, io ovviamente prendo come esempio me stesso e questa specifica cosa che sto facendo, ma perché effettivamente il mattino all'ora in podcast, non volendo, è diventata una cosa molto importante per me, perché rappresenta non solo a livello di tempo una grossa fetta della mia vita, ma rappresenta anche effettivamente il mio momento in cui io sono me stesso e non posso essere altro. Qui non mi posso nascondere dietro un dito, non posso diciamo così mostrarmi diverso o nascondermi in maniera bieca. Se io una mattina non sono al top, voi lo sapete, lo vedete, lo percepite chiaramente. Se io faccio un errore qui, è un errore che faccio io, senza che nessuno mi abbia detto niente. È una sfida che mi sono lanciato, da solo, che ho iniziato con me stesso. Quindi io qui non ho limitazioni, ma non ho neanche degli argini, non ho neanche una rete di sicurezza. Se cado, mi faccio male, punto. Ed è per questo che il Notino Loro in podcast per me è diventata una parte fondamentale ed è una parte che reputo un vero e proprio specchio di chi sono. Quindi se vivo un'insoddisfazione, se cambio qualcosa all'interno di questa trasmissione, significa che c'è effettivamente un lavoro dietro, c'è un momento, non è semplicemente un sai, voglio fare più visualizzazioni, non me ne frega niente ragazzi, io è da ormai il 2019 e prima ancora, forse 2018, adesso non mi ricordo, però sono svariati anni che faccio questa trasmissione e non ho mai ottenuto un successo straordinario. Per carità, non ho mai costruito niente di così particolare che verrà ricordato negli annali della storia. E non me ne frega niente, perché altrimenti avrei smesso molto prima. Però ci penso. Penso al fatto che se non ho raggiunto un successo di un certo tipo con questa trasmissione, significa che... però continuo a fare questa trasmissione, significa che c'è qualcosa... non dico che non va, anzi, che va tranquillamente. Però c'è sicuramente qualcosa che mi spinge ad andare avanti, mi spinge sicuramente a proseguire questa missione che mi sono dato, ecco, c'è qualcosa, e quel qualcosa sicuramente è l'individualità che io cerco di portare, quantomeno il mio stile, ecco. Se prima magari il mio stile era un po' meno definito, adesso penso di aver creato, ripeto, uno standard. Sia per quanto riguarda, che ne so, la prediretta in cui metto un certo tipo di canzoni, di musica, faccio un certo tipo di speaking, ecco. Così anche nelle trasmissioni che faccio, ecco. Quindi di sicuro trovare il proprio stile è sicuramente un punto importante in questa lista. Ma non lo so, stiamo parlando un po' a casaccio, mi rendo conto, come giustamente com'è giustamente garanzia di questa trasmissione. Andiamo avanti. Sviluppa la tua sicurezza. È la chiave per stare bene con te stesso. E amare la persona che sei e diventerai. Prova a fare uno sforzo per sentirti sicuro di chi sei e di ciò che puoi ottenere, anche se impiegherai del tempo. Devi ricordarti che sei una persona incredibile e che acquisire fiducia in te stesso è una cosa che meriti. Se pensi di valere, allora riuscirai a distinguerti. Per sembrare più sicuro di te, cura il tuo linguaggio del corpo, stai più dritto, assumi una postura migliore e guarda avanti anziché a terra. Prova a stare fermo o adottare un atteggiamento aperto che trasmetta sensazioni più positive, tipiche di chi è cordiale.
Trova qualcosa in cui eccellere, oppure impegnati a primeggiare in un'attività che già ti piace. Se sei un genio in qualcosa, pensa a quanto sei straordinario in quel campo. Cerca di concentrarti sulle tue capacità e sulla tua preparazione. Ti sentirai meglio con te stesso se sei bravo in qualcosa che ti piace. Quando ti ritrovi in un contesto sconosciuto, focalizzati sulla cosa migliore che può accadere, invece di pensare a quello che potrebbe andare storto. Allora, questa seconda parte sicuramente è un po' il grazie al cazzo di tutta l'operazione. Non ho idea di cosa ci sia avanti, però già qui vedo un po' le falle di Wikiao, perché giustamente non è che Wikiao non può darti una ricetta magica per salvarti da un baratro in cui ti ci sei ficcato da solo, no? Perché giustamente salvarti da te stesso è una cosa difficilissima. Quando tu sei entrato in un pozzo di insicurezza, di incapacità di portare avanti questo tipo di discorso, ecco, diventa particolarmente difficile a quel punto correggere tutta una serie di escamotage. Allora, io per esempio, per quanto riguarda il primo punto, cioè sembrare più sicuro di te, l'unico, non è una di quelle cose secondo me che riesci a fare, quantomeno io non riuscirei a fare, semplicemente pensando di volerlo fare, ok? Il voler sembrare più sicuro di me, non riesco a raggiungerlo semplicemente volendo sembrare più sicuro di me. È impossibile, ma perché non è una di quelle cose che puoi fare naturalmente. Sembrare più sicuri di sé, secondo me, lo si fa semplicemente quando cominciamo a metterci in gioco in una cosa che veramente scopriamo che ci piace. Per quanto riguarda per esempio il stare più dritto, assumere una postura migliore, guardare avanti anziché a terra, insomma tutta la prima parte, insomma proprio legato proprio al linguaggio del corpo, a tutte quelle microscienze che servono appunto per leggere il linguaggio del corpo e la persona che siamo a livello di gesti, di vicinanza col prossimo, la prossemica, no? la famosa prossemica. Io sono riuscito magari a correggere questo aspetto, cioè a sentirmi più sicuro con me stesso quando ho iniziato a fare scherma. Perché? Perché effettivamente fare uno sport, per esempio, quantomeno mettere il proprio corpo in gioco, come quelli che dicono il teatro mi ha aiutato tantissimo, che, ripeto, può sembrare una roba un po' così, un po' gnè, però effettivamente ha senso, perché quando metti il tuo corpo in gioco, a quel punto anche la mente è costretta a seguire il corpo che si mette in gioco, perché se non hai effettivamente una struttura di base che ti permette di usare il corpo in maniera ottima, rischi di non riuscire a fare quella cosa. E quindi per eccellere un determinato campo anche la mente si focalizza su ciò che sta facendo il corpo e non lo lascia col pilota automatico, no? Si dice ben sana in corpore sano, quindi quando il tuo corpo ha bisogno effettivamente di mettersi in una situazione, in un contesto, in un momento in cui deve essere efficiente, anche la mente quindi si mette in gioco, anzi è la mente a cominciare questo discorso. E ripeto, la scherma mi ha aiutato per esempio, perché se prima io ero tutto ingobbito, camminavo così veramente, se mi guardate in webcam lo capite, ma capite già da soli solamente con la mia descrizione, cioè tutto ingobbito in avanti, con le spalle insomma che puntano verso il basso, un po' che ti viene la gobba così, no? Se prima camminavo effettivamente così, ecco, la scherma ti insegna per esempio come primissimo esercizio come camminare correttamente. E imparare a fare una roba elementare come camminare di nuovo, correggere questa cosa a, diciamo così, in età adulta, quantomeno da giovane adulto, non è proprio facile. Infatti la prima settimana di allenamenti per me fu un disastro, perché per quanto io non avessi fatto altro che camminare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, passo dopo passo, per ore e ore e ore senza fermarmi, quella cosa, per carità, non mi avrà fatto sudare come un maiale, però cazzarola quanto è stato faticoso, quanto è stato orribile scoprire di non avere un fisico che ti regge questa cosa. E quindi la mente ha cominciato a processare questa cosa e dice no, non è possibile che camminare mi dia così tanti problemi, e quindi cominci a capire l'impegno che deve fare il tuo corpo per raddrizzarsi, per capire che devi stare con le spalle dritte, che devi mostrarti un attimo più sicuro di te, ma non per gli altri, ma per te stesso, perché non te ne deve fregare del prossimo, non te ne deve fregare assolutamente del prossimo, ma proprio per niente. In questa tua ricerca di sicurezza, gli altri sono l'ultima parte che devi raggiungere, perché il primo che devi convincere è te stesso. Ed è per questo che l'amor proprio è
complicato, perché noi siamo i giudici più bastardi di noi stessi. Noi non troveremo mai una persona troppo indulgente con se stessa. E chi dice no, io sono il più figo, sono il più bello, è di solito la persona più insicura, è la persona che meno si ama, meno si stima, e che cerca di convincere se stesso nel modo peggiore, cioè dicendolo ad alta voce. Che per carità può essere un aiuto, può essere una guida, esattamente come chi utilizza, che ne so, un righello per fare una riga dritta. Cioè, è lo stesso chi continua a elogiare se stesso lo fa perché vuole convincersi più delle volte. Questo è ovvio, è una cosa che penso io, non è un dato oggettivo, non posso definirmi un esperto in queste cose, però è un po' la mia esperienza personale. Poi magari voi avete la vostra e avete sicuramente altro per la testa quando mi sentite dire queste cose. Però il punto sì, che sviluppare la tua sicurezza non è facile. Devi trovare un modo, devi trovare sicuramente un qualcosa che occupa le tue giornate, che ti spinga a fare questo. Non è facile lavorarci così in maniera sterile. Poi per carità, questi qui sono tutti alla fine ottimi consigli, sono tutti ottimi suggerimenti. Però sono suggerimenti che nascono dal buonsenso, perché però il buonsenso deve essere anche guidato. Non puoi semplicemente dire, è un po' come dire, oh, sono depresso, e vabbè, sii felice, scusa. Giustamente ti dà un calcio nei coglioni, perché dopo una cosa del genere che cazzo dici? Cioè, giustamente. Sii orgoglioso dei tuoi punti di forza, punto 3. Poi la chiudiamo perché sono già le 7:50. Ogni persona ha qualcosa che la fa sentire bene, giusto? Trova il tempo per riflettere, scrivi una lista di tutti i lati che ami di te. Cerca di non alzarti dal tavolo finché non avrai riempito una pagina intera. Scava in profondità per trovare gli aspetti che ti rendono una persona davvero incredibile. Questa cosa dell'incredibile, non lo so, WikiHow, mi sa di un finto, di un plastico incredibile. Pensa alle diverse qualità che potresti avere, come la compassione, il senso dell'umorismo, l'affidabilità o l'etica del lavoro. Più lungo e sincero sarà l'elenco, migliore sarà. Alcune qualità per descrivere la tua personalità potrebbero essere amorevole, studioso, laborioso, amichevole, forte, intelligente, acuto, spensierato e divertente. Puoi anche aggiungere alcune caratteristiche fisiche che apprezzi, purché siano sinceramente importanti per te. È necessario annotare in questa lista ogni aspetto della tua persona e aggiornarla ogni volta che pensi a qualcosa di cui sei orgoglioso. Tieni questo elenco a portata di mano e consultalo spesso per non smettere di sentirti bene. Puoi anche piegarlo e metterlo nel tuo portafoglio. Se hai difficoltà a compilarla da solo, consultati con le persone che ti conoscono. Chiedi ad amici o colleghi di descrivere i tuoi punti di forza. Alcuni potrebbero sorprenderti. Quindi ve la immaginate una discussione così in cui uno dice, frate, sei proprio una merda, sei proprio un cazzone di merda, guarda, ti odio perché veramente sei un deficiente tu, e tu a un certo punto lo fermi e gli fai proprio fermo, tiri fuori il portafoglio, tiri fuori il bigliettino, lo apri, no, nella mia lista non c'è questa cosa che hai detto, quindi non è vero, e poi glielo chiudi, chiudi la lista e te ne vai, così. E poi nel frattempo, che ne so, ti metti gli occhiali da sole e ti godi l'esplosione dietro di te, che non sai perché, da dove arriva, però c'è un'esplosione, perché c'è sempre un'esplosione per finire la cosa. Ma do motivational americani beceri tradotti e messi là a mo' di clickbait, assolutamente, Walter. Comunque, anche questo punto di WikiHow, insomma, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Allora, è vero che molto spesso tendiamo a non valutare correttamente in maniera sincera i nostri punti di forza. È vero che tendiamo a fare questa cosa molto brutta del non valorizzarci abbastanza, ed è un vero peccato. Ed è un vero peccato perché sicuramente molti di noi hanno dei punti che è difficile tirare fuori. Però anche qui l'idea della lista può essere effettivamente un'idea. Perché pensate per esempio alle autovalutazioni, o sono cose in realtà che si fanno in alcuni ambiti, in alcuni aspetti, perché uno vuole capire, però più che per darci una motivazione, vuole capire quanto noi siamo in grado di autoanalizzarci, no? Cioè, c'era per esempio, c'era una puntata di Scrubs legata proprio a questa cosa qui, perché c'era il dottor Cox che non aveva il tempo di fare la valutazione di JD perché stava per finire il suo primo periodo da specializzando, praticamente stava per diventare medico di ruolo e JD doveva scrivere una valutazione, quantomeno farla fare al suo supervisore.
E allora Cox, siccome non aveva problemi, non aveva il tempo, dice: vabbè, fattela da solo, valutati tu. E JD ci prova in tutti i modi a fare questa valutazione, ma non ci riesce, no? E si crea una valutazione, penso che non va molto bene. Non mi ricordo sinceramente quella puntata. Mi ricordo solo che alla fine Cox se lo ingroppa a JD, perché effettivamente lui non era riuscito a fare questa autoanalisi in maniera oggettiva, quantomeno in una maniera onesta. E Cox lo redarguisce e dice: ma almeno hai capito perché te l'ho fatta fare. Ma non tanto perché io volevo che gli altri lo vedessi, che vedessero la tua valutazione, ma perché tu stesso vedessi il percorso che hai fatto, le cose che hai capito di te stesso, degli altri, di questo lavoro. Volevo capire se ti piacesse fare il medico davvero, se questa è una professione che ti piace o no. Insomma, io volevo capire questo di te. Non me ne frega niente del fatto che tu facessi una buona o una cattiva valutazione. Che cazzo me ne torna a me? Perché tanto l'unica persona, tra le uniche persone che avranno un beneficio della tua valutazione non saranno gli altri, ma saranno più che altro saranno i tuoi pazienti, saranno le persone che riceveranno le tue cure. E torniamo al discorso iniziale, cioè dell'amor proprio, perché l'amor proprio non è semplicemente un volersi bene in maniera sterile per creare un ambiente sano dentro di noi. Quella è la base, quella è sicuramente importante, ma il punto è che per vivere in un mondo come questo, un mondo complicato, un mondo complesso, un mondo fatto di sfumature, di tante cose, ma soprattutto un mondo fatto di persone, di tante persone con cui entreremo in contatto prima o poi, per questo tipo di mondo c'è bisogno di amor proprio, perché tanto prima o poi quell'amor proprio tu lo dovrai riversare anche verso gli altri, anche nelle cose che farai. E se le cose che fai non le fai bene, principalmente perché tu odi te stesso, è vero, non è una cazzata, non è una cosa finta, è una cosa vera. Amare se stessi è il primo punto per amare il prossimo, perché se tu non stai bene con te stesso, se tu non vivi una base solida, se tu non hai una situazione sotto controllo di te stesso, come pretendi controllare una situazione fuori di te? Ed è importantissimo capire questa cosa. Le persone più intelligenti ci arrivano a capire che se tu non riesci a fare una cosa, come pretendi di farne 100 diverse? Ed è per questo che io, per esempio, quando ripenso a questa trasmissione, non la riascolto con un grosso piacere, perché io so di avere ancora tante, ma tante, tante cose non risolte con me stesso. Ed è per questo che anche riascoltarmi per me è difficilissimo. Ma non perché mi dia fastidio la mia voce, per carità, quella è una cosa che a me piace di me. Cioè, a me piace la mia voce, anche riascoltarmi non mi dà fastidio. Oddio, riascoltarmi assieme a qualcun altro, quello ancora mi imbarazza parecchio. Ed è una cosa che spero non succeda mai. Però riascoltarmi da solo in realtà non è una cosa che mi dispiace, perché penso di aver fatto un percorso anche per quanto riguarda il mio modo di parlare, di interagire, di magari evitare certe ripetizioni. Poi, per carità, io sono uno che purtroppo si ripete molto spesso. Ma è anche un modo, insomma, per capire dove devo fare digressioni, dove devo lasciar stare magari certi discorsi, dove devo chiudere, dove... Insomma, so di essere un logorroico, però, ripeto, mi ascolto con piacere, quantomeno. Almeno dal punto di vista del mero parlare, ecco. Per quanto riguarda invece ancora la mia capacità di mettere su una trasmissione, io ancora ho i miei dubbi sul come funzioni questa cosa. Comunque... A parte questo, siamo arrivati in ritardo, questa mattina ci siamo presi questi minuti iniziali un po' per analizzare le canzoni, un po' per così leggerci la notizia della Gioconda imbrattata, insomma, vabbè, abbiamo perso un po' di tempo e la lista di Wikiao è ancora lunga. Esattamente come l'altra volta, proseguiremo il nostro discorso, magari in puntate future, anche qui, non continuative, diciamo così, non a mo' di serie stile Wargames. Continueremo quando ci verrà voglia, insomma, di proseguire con questo discorso. Magari porteremo fuori altre cose, però penso che sia stata una puntata quantomeno interessante. Cioè, abbiamo parlato di tanta roba, io sono contento di aver portato fuori queste cose qui. E detto questo, signori, io direi che possiamo chiuderla qui. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it se volete ascoltarci in diretta e in differita.
Questa trasmissione la trovate sia sul nostro sito naturalmente, sia in podcast, sia in video, sia su Twitch, quindi veramente avete l'imbarazzo della scelta. Siamo in collegamento, quindi in contemporanea, sia sul nostro sito che su Twitch, per l'appunto, sul Twitch di Runtime Radio. Tutti i link, tutte le cose che vi serve da sapere, naturalmente le troverete nelle varie descrizioni che troverete nei ricaricamenti, quindi nella puntata in podcast, nella puntata in video, andate a cercare nelle note e troverete tutti i link per recuperarci ovunque. Che dire, signori, la settimana di Runtime, nonostante le mie assenze, sarà comunque lunga, perché domani torneranno naturalmente Simone e Michela con Disordinati Informati domani, e giovedì con Buongiorno un Cazzo, spero, non lo so, poi io magari annuncio le cose e poi succedono i casini, spero comunque che ci saranno, che li troverete. Poi naturalmente vi ricordo, da domani fino a venerdì ci sarà, dalle 20 alle 20:30 ci saranno le orazioni di Walter Sbano, le orazioni della sera, quindi non perdetevele assolutamente. E vi ricordo che sempre qui su Twitch e naturalmente come nuovo podcast di Runtime Radio ci sono i rant, o i rantoli come piace a me, di Alex Raccuglio, ovvero i piccoli corti, diciamo, girati da Alex mentre va in macchina, insomma, in cui parla di cose, parla di del suo lavoro, parla della vita, parla dell'universo, parla di tutto quanto. Quindi, insomma, se il buon Alex vi fa compagnia ogni mattina, insomma, non dovete fare altro che insomma, partecipare assieme a noi ai rantoli di Alex Arcuglia. È brutto chiamarli così, però quando gliel'ho detto ha riso, quindi spero che non si offenda se continuo a chiamarli così. E detto questo, direi che possiamo chiuderla qui. E vi ringrazio anche di questa mattina, ovviamente, quindi che dire, niente, siete un pubblico meraviglioso, io vi voglio bene e cercherò di volermi più bene per voler più bene ancora di più a voi. E detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.